Allora, buongiorno, allora signori, benvenuti nella mia cucina. Oggi mi tolgo uno sfizio perché sono stufo di sentirne parlare. Mi sono comprato il granchio blu e l'ho preso anche perché l'ho trovato già pronto pulito e vi dirò che mi evito i pizzicotti di comprarlo vivo, no? Stacco giusto le chele, ok? Proprio a mano così. Faccio un bel taglio a metà, no? Ok. Un bel taglio a metà e poi diciamo che così è pronto da buttare a soffriggere. Io in più, se trovo quello che cerco, ma naturalmente non lo trovo, vediamo se lo trovo qui. Esatto, con lo schiaccianoci darò giusto una pressatina alle chele in maniera che mollino il sapore, il suo buon sughettino nel soffritto. Questo è il sughetto, io lo faccio in bianco oggi perché non ho voglia di farlo con il pomodoro. Ok, faccio anche vedere quanto l'ho pagato. L'ho pagato 10,90 euro il chilo. Pulito, mi sembra anche un buon prezzo, tutto sommato. Allora, ho pulito due spicchi d'aglio, metto un bel po' d'olio, ok? E io metto anche un goccino di pane grattugiato nel soffritto. Vi spiego perché. Perché tutti questi crostacei e molluschi in genere mollano l'acqua, ok? E quando il pane grattugiato è nel soffritto, cattura i liquidi e li trattiene, pertanto non evaporano. E quindi restano nel sugo che noi mangeremo in seguito. Ok? Quindi faccio saltare giusto un po' l'aglio da solo, a fiamma viva, un attimino proprio. Intanto qui c'è l'acquetta che va a bollire, olio buono dalla cognata di Puglia e mo, pane grattugiato qualsiasi, insomma, uno vale l'altro. Poi lo teniamo un po' che al limite, ecco qua, comincia a disfriggersi un po'. Allora, tiriamo fuori un attimo dal frigo, tiriamo l'ingrediente segreto, l'ingrediente che non può mai mancare in un sugo, in una mia preparazione di pesce, cioè un prosecco, meglio se superiore di Valdobbiadene, perché se utilizziamo ingredienti buoni, il risultato sarà buono. Quindi, siccome me lo pure bevo, prima, dopo e durante, ok, stiamo andando un po' oltre. Stiamo andando un po' oltre. Ecco, comincia a scurirsi l'aglio. Intanto facciamo un bel puff, molto bene. Ed ora inserisco le chele e poi metto proprio tutti i corpi dentro, così in questo modo. Un coperchietto,
che regolarmente non si trova. Sarà questo? Eccolo qua. Copriamo un attimo. A questo punto prendo il bicchiere, perché a forza di parlare mi si secca la bocca. Opa. Bicchierino. Intanto questo è per me, alla salute. Ecco qua. Come adesso vedrete, comincia a cambiare colore la parte a contatto con la padella, con la pentola cambia colore. Intanto io a questo punto tolgo l'aglio, perché mi interessa dell'aroma, niente di più, niente di più. E poi c'è anche pesantino, e quindi è meglio evitare. Pulizia, puliamo incontro, così non abbiamo da farlo in seguito. Attenzione, che botta, ragazzi. E a questo punto, quando li ho girati la prima volta, perché basta veramente poco tempo, cioè il pesce va veramente scottato un attimo, e di crostacei ancora meno. Ok, a questo punto una bella bagnata, chiudo il coperchio e aspetto un paio di minuti. Eccoci qua. Ok, vedete? Ha cambiato per bene il colore, le zampine diventano arancio, il corpicino sotto rimane bianco. Se avesse anche avuto il carapace, cioè la scorza che copre tutto il granchio, anche quella diventa bella rossa. Ma praticamente a questo punto il granchio sarebbe già pronto da mangiare, perché veramente in un paio di minuti. Adesso io faccio evaporare ancora un po' di prosecco, ok? Mi sa che bolle l'acqua, sì, molto bene. L'acqua bolle, quindi. Ma io uso il sale fino, molti usano il grosso, io mi sono abituato, magari sbagliando, con il fino, e vado avanti con il fino, no? Oh, ecco fatto, con un goccino, perché c'è abbastanza acqua. A questo punto bavetta con il pescetto, a me piace la bavetta, ok, schiacciatina, opalià, e così. Poi vi farò vedere, verso fine cottura della pasta prendo un mestolo d'acqua, lo uso per buttarlo dentro la pentola e poi riaccendo il fuoco buttando la pasta dentro e faccio amalgamare il tutto. Niente, aspettiamo sti 5 minuti e via, e poi scogliamo. E niente, mentre aspetto che si cuoce la pasta, non mi farò pregare per bere ancora un bicchierino, così mi fa l'appetito. Sì, prima non vi ho fatto vedere che ho salato, ma vi posso assicurare che un pizzico di sale ce lo metto, perché insomma il granchio è dolce, quindi la pasta da sola non può salare tutto il sugo, no? Niente, qui a questo punto manca più o meno un minuto alla cottura. Io mi prendo un mestolo classicissimo, apro il coperchio, prendo
un po' d'acqua di cottura, la verso nella pentola, aspetto che si faccia la pasta che sia al dente e poi finirò quell'ultimo minuto di cottura appunto nella pentola insieme al granchio. Eccoci qua, arrivati a cottura, scopro il granchio. Granchio blu, che poi è diventato granchio arancio. Spengo il fuoco, anzi lo metto al minimo, perché poi andremo a mantecare il tutto. Apro l'acqua fredda, che non scoppino i tubi, e vai a scolare la pasta. Opa. Scopro quanto difficile fare queste cose riprendendosi, perché non sono abituato, anzi forse non sono neanche tanto abituato a cucinare, ma sì, a quello sì. Ok, lo porto, vado a mescolare il tutto un attimo. Adesso vado a far consumare a fuoco, diciamo lento, quel po' d'acqua che abbiamo messo. Poi io a discrezione valuto il tutto e capisco se eventualmente aggiungere ancora un goccetto di pane grattugiato per fare sì che, adesso lo faccio, per fare sì che il sugo si rapprenda, perché la fiamma è bella viva. Allora faccio così, prendo un goccino di pane grattugiato, lo sparpaglio un po' dappertutto e faccio una mescolatina. Adesso vi dico, per completare il piatto ci andrebbe anche un goccio di prezzemolo, ma io non posso mangiarlo e quindi devo fare senza, però arricchisce il piatto sicuramente anche dall'aspetto visivo, ok? Quindi se potete mettercelo, mettetecelo. Okay. Sicuramente darà quel qualcosa in più, ok? Bene, adesso sto vedendo che non c'è più del liquido in eccesso, vuol dire che si sta scusate se le immagini sono un po' scosse, ma non è facile, eh? Ho il cellulare praticamente appeso con un supporto al collo e quindi questo è il massimo che posso darvi e offrirvi, un profumino che questo non ve lo posso dire. Bene, si spegne il fuoco e andiamo ad impiattare. La geggetto ce l'abbiamo. Hop. Qua due, un piattino da operaio naturalmente, quali sono, meno di così direi che proprio non posso. Niente, non mi resta che darci dentro e buon appetito a tutti.